Guardate questa copertina. C'è qualcosa che non va, vero? C'è qual Lo notate che c'è qualcosa che non va? Guardate bene, guardate. Ve lo dico io cosa vedete: whitewashing. Cioè, si chiama vedova nera e non è né nera, non è vestita di nero, non è una vedova e soprattutto non è un ragno. Quindi, di che volevamo parlare? Me stai mentendo? Me stai mentendo? Dillo la verità, me stai mentendo. A parte gli scherzi, ragazzi, penso che sia l'unico film al mondo che tratta di personaggi tutti russi. È che nessuno nel cast è russo, proprio nessuno, capito? Cioè, c'è sta forse una persona che è vicina alla Russia ed è ucraina. Quindi è abbastanza particolare, molto strano, molto. In ogni caso, grazie a sto film mi sono accorto delle cose, insomma. Mi sono accorto che Scarlett sta invecchiando, ragazzi. Scarlett sta invecchiando. Questo, di conseguenza, fa sentire un vecchio di merda anche a me, va bene? Ma non solo Scarlett sta invecchiando. Sta assomigliando a Tim Roth. Cioè, guardate che roba. Cioè, come si fa a dire che non so? Sono uguali. Cioè, o sta scena è un cameo, è una citazione, oppure c'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa che non quadra. Credo che non vedrò mai più Scarlett nello stesso modo. Comunque, prima di districarsi in questo video, vi dico che ho aperto gli abbonamenti del canale in cui potrete trovare i bloopers di tutti i video dell'MCU per adesso, perché quelli ho fatto e niente, è un supporto per il canale, quindi se volete iscrivetevi, abbonatevi al canale. Iniziamo a parlare di questo film in maniera non spoilerosa e in caso mi dovesse scappare uno spoiler ve lo scrivo sotto, ok? Allora, la prima cosa che mi ha fatto pensare a sto film, tralasciando quello che ho detto prima, è: cara Disney, cara Marvel, com'è possibile che ogni volta che fate un film a convenienza, perché alla fine un film femminista in questo periodo è un film a convenienza, parliamoci chiaro, come era un film a convenienza Black Panther, comunque sia, tralasciando questo, perché ogni volta deve esserci sta roba che ci stanno solo questi personaggi? Tipo, questo è un film in cui ci stanno 8 miliardi di milioni di donne e ci stanno solo 3 uomini. 3 uomini, cioè il mondo è veramente cambiato, molto cambiato. Proprio appunto come Black Panther, che in Black Panther c'erano solo e esclusivamente neri, tralasciando Serkin, perché era l'unico personaggio che doveva fare il villain, ma comunque è stato ammazzato. Comunque sia, in Black Panther era pure giustificato perché stavano nel Wakanda, stavano, no? Anche se poi uscivano, bla bla bla. Vabbè, comunque quello rimane secondo me un film molto razzista perché alla fine quello è un popolo estremamente più evoluto rispetto a quello che sta sulla Terra in generale. Litigano per cazzate, quindi, cioè, secondo me un popolo così evoluto non dovrebbe litigare per cazzate. Però loro lo fanno e quindi lotta. Se avessero voluto fare una roba un po' più sobria, avrebbero dovuto seguire la linea che hanno seguito in Captain Marvel. Captain Marvel, che è un film anche quello femminista, ma tuttavia c'è un'omogeneità. C'è un'omogeneità. Cioè, non è che il cattivo è il bianco etero che pare Weinstein. No, il cattivo so anche i bianchi, ma comunque sia non c'entra un cazzo perché ci stanno i buoni, i cattivi come nel mondo, capito? Non è che è una cosa unilaterale. Qua gli uomini sono visti come o cattivi o coglioni, quindi boh, una scelta un po' particolare. Posso dirlo che è una scelta un po' particolare senza creare tante polemiche? Vabbè. Detto questo, passiamo ad un altro problema di questo film. Un altro problema di questo film è il tempo in cui è uscito. Io voglio dire, siamo stati abituati adesso a delle serie televisive tipo Loki, tipo Falcon, tipo Falcon and the Winter. Non so parlare. Tipo Falcon e The Winter Soldier, come WandaVision. Visto un po', però me la sono ricordata. Che trattano delle storie in maniera molto approfondita. Trattano dei personaggi che sono stati più o meno secondari negli altri film, che nessuno si è mai inculato, e gli danno comunque uno spessore, gli danno una storia. Scarlett è un Avengers, e essendo un Avengers ovviamente ha bisogno del suo film ed è stato fatto giustamente un film su di lei, ma tuttavia non mi dà il background, non mi dà il contesto del personaggio sto film, anche perché viene dopo Civil War, viene, sì, cioè viene nel mezzo di Civil War mi pare, vabbè comunque sia,
Di che stiamo a parlare? Cioè, è un personaggio che comunque c'ha una storia molto complessa. Cioè, questo film ti fa capire che la storia di Scarlett è molto complessa, la storia di Natasha. E non puoi sbrogliartela così in un film. Cioè, è molto limitante, molto. Capisco che poi tutto il discorso dei contratti, tutto con discorso di io voglio fare questo, voglio fare quest'altro, anche perché Scarlett mi sa che lascia il ruolo, credo. Anche perché, voglio dire, dopo quello che è successo, credo sia anche normale. Ma tralasciando sta roba che è un po' più burocratica alla fine, parliamo del film in sé, che ha degli aspetti che io ho trovato molto, molto fastidiosi, molto. C'è sta un modo di, come dire, fammi trovare la parola, goffaggine. C'è della goffaggine in questo film. Non so se questa cosa che sto dicendo può essere ritenuta spoiler, ma comunque è nei primi minuti di film, quindi, cioè, veloce. All'inizio fanno uno spostamento, stanno nel 95, fanno uno spostamento con un aereo piccolino. Vengono seguiti dalla polizia, ma io voglio dire, se uno si muove dall'Ohio a Cuba nel 95 con un aereo ed è già inseguito da un botto di polizia perché ha fatto un botto di danni, ci mettono tempo zero a ritrovarti, tempo zero, attivano un radar, cioè, che ne so, massimo un minuto, t'hanno rintracciato, te buttano giù ed è finita la tua storia. Potevate farli passare, tipo, che ne so, invece di stare nell'Ohio, stavano in Florida, a Cuba, è uno schioppo, sali con l'aereo, prendi un po' d'altezza, fai 2 metri e sei arrivato a Cuba e da là non puoi più abbattere niente. Che, quanto ci voleva? Quanto ci voleva? L'ho risolta così, l'ho risolta. E invece no, c'hanno voglia per forza di farmi triggerare per queste stronzate. Io voglio dire. Ah, poi c'è un altro passaggio di Natasha che dalla Norvegia va a Budapest. Che in quella parte lei sarebbe dovuta morire. Chiariamoci, eh. Per chi ha visto il film, quindi questa potrebbe essere una parte spoiler, ragazzi. Quindi vi dico parte spoiler. Guardate, qua sotto nella timeline dovrebbe esserci, cioè, non più spoiler, ok? Allora, quando viene calciata dalla figlia di Weinstein, ovvero del cattivo supremo, e viene buttata sotto al ponte, ovvero dentro al lago della Norvegia, è di notte! Quella è notte! Quella è la Norvegia! Se te buttano dentro un ponte, ok? Se te buttano in un lago di notte in Norvegia, fa freddo! Muori di ipotermia, santi Dio, cioè. Poi, quella che l'ha buttata giù, perché non l'ha inseguita? Cioè, il suo scopo era prendere le fialette. Per quale cazzo di motivo non l'ha inseguita? Eh? E come ha fatto a non trovarla? Cioè, l'ha trovata là mentre stava andando sul ponte. Cioè, che non. Vabbè. Ma di che cazzo volevo parlare? Cioè, c'erano dei buchi. C'erano dei buchi in questo film che mi danno fastidio perché potevano essere, come tanti buchi dei film Marvel, potevano essere coperti in maniera molto facile. E invece no, me l'hanno voluto lasciare così, me l'hanno voluto creare. E grazie, grazie, grazie mille. A me i buchi di sceneggiatura mi fanno veramente rode il culo, perché ci vuole un attimo per sistemarli, ma loro se ne fregano. Fine spoiler. La parte che non mi è piaciuta di più di questo film sono le parti d'azione, perché veramente io posso averci la suspension of disbelief quanto te pare. Però è troppo, santi Dio. Natasha è un Avenger, sì, ma non è che è un supereroe, cioè non è immortale. Quindi, cioè, ci sono delle scene che sono troppo, raga. Io posso capire tutto quanto, ma la parte finale è veramente assurda in una maniera allucinante. Cioè, pare proprio che volemo copiare Fast and Furious, cioè. E anche la famiglia ci sta in questo film, quindi c'è un bel rapporto, eh. Manca un pelato e ci sta un pelato. Non c'è un pelato. Non c'è un pelato, anche perché sono 3 uomini e no, non c'è un pelato, quindi ok. Passiamo alle cose positive. Passiamo alle cose positive perché alla fine ce l'ha. Voglio dire, non è che è un film orribile sotto tutti gli aspetti. Mi dispiace tanto non averlo visto in lingua originale, perché ovviamente va alle spese dove fanno vedere la lingua italiana, giustamente. Però io ho visto qualche scena di Scarlett poi quando sono tornato a casa. Soprattutto le scene in cui fanno le loro frasette in russo, secondo me Scarlett è molto, 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 molto brava. E questa, vabbè, non è una novità, però comunque sia, cioè, districarsi anche in una lingua che non è la tua,
anche se comunque sono due frasette, cioè proprio due frasette. Però comunque sia, ci sta, ci sta. Come tutti gli altri attori, chiariamoci, cioè sono tutti fenomenali. Inglesi, americani che interpretano dei russi, ma sono tutti fenomenali. Poi c'è il fatto di aver dato una base a questo personaggio, che alla fine non ce l'ha mai avuta, e non è che adesso ci abbia proprio la base più esplicativa che ci possa essere. Ma comunque sì, adesso conosciamo un po' di più il personaggio di Scarlett, un po' in ritardo perché comunque è già crepata, quindi... Cioè, questi film prequel sono un po' puzzoni, perché alla fine già sai come va a finire. E le scene in cui lei rischia la vita, dici, vabbè, tanto non muore, muore dopo. Quindi è un po' un peccato, è un po' un peccato, perché se l'avessero messo prima degli ultimi due Avengers sarebbe stato un film molto più cazzuto. Ultime due cose da dire positive, ovvero i costumi sono fighi, ma soprattutto la corazza di quella specie di ninja, se smo capiti. E no, quella cosa è fighissima. Me la vorrei mettere per andare in posta. Vado in posta e dico: mi dovete ricaricare la posta di me. E loro me la ricaricano gratis. Così funziona. E arriviamo alla fine col dire che la scena dopo i titoli di coda e la scena finale ci dà le basi. Stavolta ce le dà per davvero, però, per il filone che si creerà. Perché comunque sia, c'è sta Val, che noi abbiamo visto in Falcon the Winter Soldier parlare con il figlio di Kurt Russell e dirgli: oh, tu da oggi in poi sarai US agent. Quindi già si respira un po'. La registrazione si è stoppata proprio quando ho detto Val, ci sarà un motivo. Val è un personaggio che mi inquieta un po', perché non sappiamo veramente un cazzo di questa Val. Almeno io, che non ho letto manco i fumetti, quindi non so un cazzo di nulla. Mi inquieta un po', non so dove andranno a parare, non ho la minima idea. E poi comunque sta creando un'alleanza di personaggi che so buoni, ma comunque sia, il fatto che lei non è molto chiara nei suoi intenti mi fa dire che questa vuole fare una banda di cattivi che diventeranno buoni. Vuole fare una Suicide Squad, tipo, non lo so, boh. Vabbè, comunque, tralasciando Val, secondo me si può creare qualcosa di interessante, qualcosa di buono da questi personaggi, da Hopper, da quella da mummia, che adesso non mi viene mai il nome di quell'attrice, maledizione, non mi viene mai il nome. Vice qualcosa, Raquel Vice, Rachel Vice, non mi ricordo. Comunque sia, secondo me si può creare qualcosa di buono, qualcosa tipo Guardiani della Galassia, per intenderci. Io spero che riusciranno a scrivere qualcosa di buono, a scrivere qualcosa di decente. E un'altra cosa che non mi è piaciuta di questo film, che mi è venuta in mente adesso, è la scena in cui devono andare là, che devono andare là sulla neve, in quella prigione. Madonna ragazzi, green screen proprio a di... Oh, qua c'è il green screen, green screen ovunque, ovunque. E sta cosa mi dà un po' fastidio, perché comunque la Marvel potrebbe fare qualcosa di meglio. Solo che ogni tanto si dimenticano di essere la Marvel e quindi fanno un po' delle cagate. Quello che dovevo dire, l'ho detto, è un po' un video così, un po' sbarazzino, un po' alla cazzo di can, perché non è che mi sono scritto più di tanto e soprattutto non posso neanche leggere, quindi non mi ricordo un cazzo già di mio. E se poi vi abbonate al canale capirete che ci sono dei problemi comunque in me quando registro i video, perché non mi ricordo le cose, non riesco a pronunciare le cose, dico le cose 200.000 volte e cose. Detto questo ragazzi, ci vediamo al prossimo video, che sarà Thor The Dark World. Thor The Dark World, che è un film che ho rivalutato perché pensavo fosse una cagata, e invece è una cacatina, perché alla fine non è malissimo, dai. C'è state peggio. E non so se questo film, questo Black Widow, sia meglio di Thor The Dark World. Sì, probabilmente, non lo so, perché comunque sia, almeno questo un valore morale ce l'ha, capito? Perché il femminismo, la potenza della donna e tutto quanto, che è sempre una cosa buona da ricordare al mondo, ok? E invece Thor Dark World non c'è un cazzo, cioè manco il nemico, perché chi se lo ricorda il nome del nemico di Thor Dark World? Me lo dovete spiegare, perché io veramente
non me lo ricordo, eppure l'ho già scritto il video, lo sto montando e non mi ricordo il nome, non ne ho la più pallida idea. Vabbè, ho detto già abbastanza, ci vediamo al prossimo video, ciao!